Resident Evil Biohazard. Gli zombie. Salve a tutti ragazzi, qui Morxel e Gutsad ragazzi, rieccoci di nuovo su Resident Evil 7 Biohazard. Non funziona. Vabbè, ragazzi, dove eravamo rimasti? Dove Mia ci ha tentato di uccidere. No, ha tentato, ci ha tentato di uccidere. Ha tentato di uccidere. Allora, qua. E al telefono ha risposto di nuovo lei, dice che si chiamava una certa Zotan, come cazzo si chiamava. E ha detto, ci ha consigliato di andare via dal portico. Dal porticato. Non ho rumore? Non si sente niente, dal porticato. Dov'è il porticato? Dobbiamo andare via. Comunque, consiglio mio, prendere la tronchese e spaccare questa armadietta, vedere cosa c'è. No, ragazzi, ragazzi, poi si mette pure più avanti. Abbiamo il fusibile da mettere in quella stalla. Stanza? Stanza da pranzo. No, qua. Vabbè, non devo dare questi con i fagioli. Ci sono anche dei. Oddio! Cazzo! Vabbè, ragazzi, non è successo niente. Sì, dobbiamo andare in quell'altra stanza. No, qua. Perché li gira? Ragazzi, il gioco lo rende, il gameplay Morx lo rende molto brutto perché si gira di botta. Sta porta aperta. Ecco qua dove dobbiamo mettere il fusibile. E adesso? Ok, è verde. Cosa è aperto? La scala è là. Il pulsante interruttore? Però non so da porta di luce. Non lo so neanche io. Ma la porta non era aperta. Ma qua è dove si è buttato pure. Ragazzi, se vi piace questa saga ne faremo altre. Ah, no! Non mi c'è niente! Tranquillo. Oddio! Ma sono stato io che paura, l'ho visto anche lei! Ma è bastardo così. Ma non mi ha che paura. Era uno scapuzzino. Fuggire via. Ci faccio un cazzotto. Ma dove? Fuggire via. Signorina. Oh, hai dimenticato il gioco? Ragazzi, ha preso una motosega. Oh! Non su leva! Andiamo, che cazzo di schifo! Oh no! Ragazzi, è finito il gioco! Yeah, ragazzi, ma è impossibile, già all'inizio abbiamo perso una mano qua. Cazzo, è finito il gioco, è diverso. E che cazzo che mi nomo la mano? Perché si sente doppio eco? Ma che cazzo? Ma che schifo! Che schifo! Ragazzi, non è sangue, è marmellata. Che cazzo devo fare? Non lo so, devi recuperare il braccio. Ragazzi, scrivete un po' cosa dobbiamo fare. Non ho paura. Ma secondo me dovevamo fare qualcosa. Questo sta di nuovo. Qualcosa è aperto. Ah, vedi dietro? Ah, ha aperto lo scanzinato. Scanza di là. Sì, ma perché dobbiamo camminare con un braccio? Così finisce il gioco. No, ma forse dovevi fare qualcosa. Perché ho visto. Chiudi! Ho visto alcuni video che più avanti stavano con due braccia. Come facciamo a caricare? Ragazzi, questo gioco. Ma non lo so. Questo gioco non ha senso. Come facciamo a caricare adesso? Prova a caricare. Vabbè, ragazzi, Massimo ce la carico io. Ti chiedo, ci muccia. Però là mi sono. Mo che c'ho la pistola, raga. Si sprigiona la mia potenza da FPS. Da FPS. Che stai facendo? Perché premi tutti i tassi a caso? È per. Con calma si fanno i giochi. Ecco le munizioni.
Oh, 9 mm. No, ragazzi, cosa? È come se rompe la cassa. Non possiamo fare niente con una mano, però. Ma che cosa vuoi fare? Non devi sparare. Le casse mi sembra che si rompe. No, no. Però no, con la pistola. Spera che munizioni. Oh, che cazzo è? Non è che riusciamo. Cioè. Vedi che si rompe. Però sparando. Non so così. Ma adesso perché hai bloccato la porta? Non puoi saltare. Vabbè ragazzi, passa attraverso gli scatoli. Oh, chi lo prima gestiva? No, è il compagno. Ragazzi, mi mette paura questo morto. Se questo c'è, tu sei tranquillo. Scendi giù, 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 giù. Ma che cazzo è? Aia. Ragazzi, attenzione, attenzione, attenzione. Spara, ricarica, ricarica. Guarda come ricarica. Come cazzo va? Oh, veloce! Oh, si è spostato il manichino. Ma chi è? Ragazzi, headshot. Yo, guarda là. In testa. In testa. Ah! Che sono questi critici? Ragazzi, non abbiamo... mi ha ucciso. Usa. Un po' di alcol qui. Oh, ricresciamo. Oh, è ti morto. Amo. No, ma... ti amo. Riuscì a fregare la ragazza. Ragazzi, prima ci uccide, poi ti amo. Ti toglierò una mano. Vabbè. Ragazzi, commentate se vostra moglie vi aveva fatto una cosa del genere. La perdonavate? Rispondete nei commenti. E il personaggio... Mamma? La vuole perdonare. Ha rotto tutto. Ha rotto tutto. Che cazzo sei? Piove dentro. Ma è morto. Non lo so. Prendi la motosica, cazzo. Dove sei uscito? L'ho visto. Ragazzi, è il primo gioco che mi fa spaventare più di morte. Una fine di merda. Ma non è possibile. Già siamo morti. Ma io c'è sta famiglia Adams là. Ragazzi, ci abbiamo terminato il gioco. Ma mi è bastato quando uscite. Quanti livelli dobbiamo fare? Quando uscite da quello sgabuzzino, papà, mi sono messa la paura pazzesca. Ecco che ci ha buttato fuori. Ah, ci sta portando nel fiume dove... No, ah, no, la cosa di prima. Noi e nostra moglie. Sarebbe Ethan e Mia. Siamo Ethan. Noi. E questo mi pare si chiama Baker, questo bastardo che ci ha preso. Fa il pizza. Fa il pizzaiolo, ho letto la biografia del signore. Forza, non morire proprio ora. Ah, è un sogno. Da fare. No. No. Ah, oh, ci ha messo la mano, grazie. Dei punti con la spilla. Dico io, nervi sciatici, le vene, come si fanno a quella cosa? Non lo so. È un gioco, vabbè. Ma perché non c'è block now? Ah, sì, c'è. Block now. Ragazzi, caricamento, ci vediamo tra poco. Già, che cazzo di schifo. Dove mi trovo? Che diavolo. Questa sono le chiare del milione. È l'ora della parte. Ti puoi muovere? Col mazzo? Chi siete? Ah, ecco, sì. Sì, sì. Siamo dov'è noi facendo una cena con questi gentiluomini. Mangia. È buono. Mi fai ascoltare. Mi il cioccolato dalla merda. Ehi, Luca! Questo... Dannazione! Io non di nuovo! Spostati, Margate! Margate. Il ragazzo ha fame. Deve mangiare la sua cena. Sei ultimo, Renato. Cazzo, non ci sbaglio. Non mangia, cieco, non mangia. Chiudi la cazzo di bocca, mangia. Sei stato per lui. Vattene via di qui. Sei un figlio di puttana. È incredibile, tu figlio di puttana. Non qua mangia, sono non matti. Mangia. Questa deve essere una cena davvero speciale. Avanti, mangia. Non so come facciamo a essere ancora vivi. Maledizione. È ancora quel poliziotto. I carabinieri, credo. Maiali. Tornerò presto per te. Okay. È morta la nonna. La nonna. Ragazzi, purtroppo non posso... Oh, dove sta? Ma come fa a scomparire? Non posso prendere la pensione più. Oh. Finisci di mangiare, però. No. Molto più gente questa casa. Ah, perché siamo legati. Come che qui fuma? Vabbè, era un po' di scotch.
nastro adesivo lì. Vabbè. Controlliamo un po' la casa, vediamo un po' cosa hanno da nascondere. Accumulazione, controlla un po' tutto, sì. Non c'è niente. Ok. Questo è il giornale. Tre scomparsi in esplorazione urbana. Le autorità stradali. Che cos'è qui? I segreti dell'abisso. Lo comprerò questo libro, vedete su Amazon. Ah, qua forse dobbiamo fare qualcosa. Sì. Credo che la nonna si rialzi. Però può succedere di tutto in queste case strane. Siga 24 dollari. Vabbè, dei calcoli. Vediamo un po' cosa c'è, se c'è qualche birra, niente. Vabbè, erba. Buono. Vabbè, i piatti li lavano domani. Un po' di lag. Molto lag. Molto lag. Ma cosa succede? Ma che caspita tutti questi scanziani. Sembra così, lo dico. Abbiamo trovato uno stivale. Evelyn. Evelyn. Vabbè. Dobbiamo scendere? Ecco, ah, questa è l'arma per curarci. Chiusa. Ah, ci vuole. Ci vuole qualche chiave. Munizioni? Niente. Forchette posate. Vediamo il nostro Morx concentrato. Molto concentrato. Proprio mi è andato il porto, non riesco a capire niente. Sì, sta scendendo a 20-30 fps. Sto calando un po' di fps, non so se perché. 55-60. Chiuso all'altro lato, non ci sono addirittura. Oh. Abbiamo il nostro bigger. Che sta facendo? Non ti girare. Controlliamo un po' di tutto. Forse dovresti usare qualcosa per romperlo. Siamo sui 40-60 fps. Non c'è niente qua, tutto chiuso. Prova ad andare di nuovo su. Sente dei rumori però. Sì. Prova il cassetto qua. Non c'è niente. Dove è andato quello stronzo, ha detto? E non è che si sta cercando. Che dici? Andiamo, può darsi che è proprio il gioco, sì. Hai capito? Non si apre la porta. Hai capito? Non apre la porta. Ethan? Cazzo! Ethan! Ah, noi siamo Ethan, quindi è poi ho detto Ethan. No, c'è! Che sta facendo? Che c'hai, che c'hai in mano? C'è la chiave lì sotto. Vabbè. No, cazzo! Vabbè, però. Dobbiamo scorrere. No, Gordo, scorre. C'è qualcosa sul mobiletto, prendila subito. No! Sì, per questo, questo qua c'è un'altra cosa, la chiave. E torna... No. Ma non è possibile. Perché va un lag di 5 fps? Qualcosa non va, ragazzi. I giorni la stessa storia. Perché no, non c'è. Non capito che devi fare. Vieni la chiave, devi correre questa. Come si chiama? La botola. La botola. Non è che ti metti a parlare con questo. Non devo dire che questo antipasto è stato servito. Mi sembra molto difficile il gioco a quanto pare. Siccome è molto difficile, ragazzi. Allora mettiamoci qua. E lo aspettiamo. E lo aspettiamo, ragazzi, perché entrerà in questa. Però non ti devi far vedere. Non mi dovrebbe vedere quando arriva.
facciamoci così. Sicuramente quello va lì. Devi... dobbiamo andare con Gigi Pick. No, Ethan. Dice nostro no, perché non ci trova più nella stanza. Perché già siamo morti, eh. No, no. Ah, vedi tu. Così sembra aver detto il... Perché sta venendo qua, mo? Ma vai là. Ragazzi, panico. Paura. Dove è andato quello stronzo? Ecco, vai a prendere la chiave, vai a prendere la chiave. Sto là. Sto là. Ragazzi, abbiamo un po' di... cioè, non capiamo cosa fare adesso, se possiamo andare a prendere la chiave. Non capisco perché... Sai che ti trovo prima o poi, e quando... Oh, oh. Sfondo la... sfondi... Perché vai qua? Lo vedo un po'. No, dobbiamo andare nella botola che avevo detto. Questo perché esce di dietro, ti esce. Vieni qua, che fai se vieni qua? Sta a destra. No, no, sta qua, davanti a te. Il frame ci fa. Ma perché? Però per questi rumori che... ci credi che ci vedi? Bastardo. Finito. Come devo fare? Devo passare di là. Ok, ok, ok. Ti ricordi la stanza? Qua. Ok. Prendi la chiave. Apri. Però ti devi spostare, perché sennò non è realistico il gioco. Non è come una volta. Ok. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Il frame si sente. Fermati un po'. Fermate un po' perché il frame è molto laggoso, non so cosa sta succedendo. Ragazzi, ce l'abbiamo fatta a schivare questo pazzo impossessato. E abbiamo problemi di lag. Molto problemi. Molto problemi, ragazzi. Ne abbiamo un attimo. Fa 63. Prova a fare piccoli passi. Noi andiamo. Proseguiamo con questa forma. No, aspetta, so, ma stiamo proseguendo. Sì, una botola. Andiamo a andiamo a vedere dove finisce. Finiamo. Monetina, monetina. Aspetta, fammi sì, adesso dobbiamo morire. Perché? Perché se scende qua... No, non scende. Non scende più, dici. No. Ragazzi, sistemerò un po' i dettagli, non lo so, qualcosa ho impostato che fa molto potente. Le luci, perché secondo lui me. Lui non sa giocare, Max, non sa dove camminare per non laggare. Non laggare. Abbiamo la mappa. Ragazzi, dobbiamo andare via da questa villa, non so se... è... cioè, il gioco è ben andato nella villa, quindi dobbiamo fare molte cose qui, credo. Adesso ci... Che? Perché... c'è un topo nella gabbia. Termin... ah, sì, ragazzi! Okay. Facciamo così, come passa il tempo? Prova a salvare il secondo. Sostituisci, sì. Ogni volta che troviamo un registratore, ragazzi, salviamo e terminiamo il video, perché dipende come dura... abbiamo trovato. Ha fatto una puzza, ragazzi, incredibile. Non è vero. Si sente una puzza. Abbiamo salvato. Aspetta, mo so che cos'è questo. Sei calzini. Sono i calzini. Un odore tremendo. Abbiamo trovato. Cioè, abbiamo scappato. Siamo scappati da questo matto. Da questo matto. Noi terminiamo il video e ci vediamo. Al prossimo. Aspettami. Ragazzi, sentiamo da sottofondo Demis. Sto per partire. Ragazzi, comunque. Salutiamo il nostro Demis. Ok, salutiamo il nostro Demis e il suo canale Let's Game. Ragazzi, lo consigliamo, ragazzi. Ci sta il telefono, ma noi andiamo a rispondere al prossimo video. Qui. Non me ne frega un cazzo. Da Moxer. Ciao, ragazzi. E da Cozzate. Ciao, picciotti.